Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma. Io sono Simona Cives, responsabile dell'ufficio attività culturali delle biblioteche del Comune di Roma, delle 39 biblioteche del sistema romano. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con la scienza. Anche oggi doppio appuntamento alle 11 e alle 12, perciò vi invito a rimanere connessi. Oggi parliamo dei segreti della chimica. Chi non ha mai sentito parlare, anche solo per reminiscenze scolastiche, della tavola periodica degli elementi compilata dal chimico russo Mendeleev nel lontano 1869. Eppure pochi probabilmente hanno presente la genialità dell'intuizione alla base di questa tavola e i motivi per cui essa rimane ancora attuale a 150 anni di distanza dalla sua ideazione, così come il fatto che non sia mai stata smentita o corretta, ma anzi integrata mano a mano che venivano scoperti nuovi elementi fino ad arrivare ai 118 attuali, più del doppio di quelli noti nel XIX secolo. Appuntamento con la scienza vi viene proprio incontro per colmare queste lacune con Comics and Science, la collana di fumetti di CNR Edizioni, in un albo che in questo appuntamento è decisamente interdisciplinare, perché si parla di chimica attraverso la storia e la filosofia. Sono con noi Samuele Staderini, Sara Tortorella, Giovanni Ecker, Sergio Ponchione, che ci parleranno di tutto questo, e naturalmente Roberto Natalini, come sempre, Andrea Plazzi, che modereranno l'incontro. Io a questo punto ringrazio tutti, invito gli utenti a rimanere connessi e a inviare commenti, riflessioni, opinioni, noi cercheremo di rispondere. Lascio subito la parola a Roberto Natalini, lo invito a entrare nella diretta. E io mi sfido. Grazie a tutti. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Intanto grazie di aver accettato di partecipare. Facciamo un po' l'aiuto di casa. Dunque, va bene, Andrea Plazzi è stato con noi in tutti questi incontri. Ricordiamo che di formazione matematica è appunto un editor, un curatore di fumetti, traduttore soprattutto. Abbiamo poi due diciamo, autori che sono Giovanni Ecker, che è un autore diciamo, storico di tantissime serie, da Nathan Never a Dylan Dog, della Bonelli, e poi insomma ha lavorato molto per Comics and Science e Archimede negli ultimi tempi. E poi Sergio Ponchione, che diciamo, non ha bisogno di nessuna presentazione, essendo ultimamente molto molto gettonato. Ho visto un grandissimo articolo, Sergio, su di te, sull'ultimo numero dello Spazio Bianco, insomma, in cui si racconta delle tue multiformi attività in tantissimi campi, tra cui le copertine di Linus, che apprezziamo molto. E poi abbiamo con noi due chimici, perché chiaramente qui l'idea è sempre mischiare scienziati e fumettisti. Abbiamo Sara Tortorella, che diciamo, è una chimica che lavora diciamo, in un'azienda diciamo, di chimica, quindi non una chimica accademica in questo momento, ma che è la responsabile del gruppo interdivisionale della diffusione della cultura chimica alla Società Chimica Italiana. Quindi molto impegnata nella divulgazione, molto impegnata anche su temi diciamo, legati appunto anche alla celebrazione della tavola periodica avvenuta lo scorso anno dei 150 anni. Invece Samuele Staderini è un ricercatore di CNR, quindi un mio collega che lavora presso l'ICOM di Firenze e pure lui diciamo, si impegna in queste diciamo, tecnologie chimiche. L'ICOM tra l'altro si occupa di un sacco di cose, magari ne parliamo brevemente. Samuele, ci racconti cosa fai in pratica te nella tua vita da ricercatore, non soltanto come divulgatore. Ecco, questo è un pochettino. Ho presentato gli ospiti, perché ci siamo qui? Perché l'anno scorso con l'ICOM, con il Dipartimento di Chimica del CNR e la Società Chimica Italiana, abbiamo pensato di fare un albo di Comics and Science, questa serie di CNR edizioni che ormai va avanti dal 2013, dedicato appunto alla tavola periodica. Andrea, perché ci siamo? Diciamo, è stato, vabbè, è un'occasione, è un anniversario, ma c'è
ci ha appassionato. Qual è il motivo per cui siamo andati a trovare i nostri amici chimici poi alla fine? Beh, adesso la butto proprio sul personale. Ero deliziato all'idea di gratificare la mia totale ignoranza in chimica, perché se c'è una cosa più interessante di capire e di conoscere qualcosa è di non saperla, perché c'è la prospettiva poi di impararla, e quello mi sembrava di per sé interessante. L'occasione, ovviamente, poi, come ogni anniversario così importante, era interessante. Mettere insieme un po' la squadra è stato molto divertente ed è parte del lavoro. Poi si parte a fare quello sul campo, no? E ne parleremo. Ma con Giovanni, si è già detto, il rapporto è consolidato e ha un approccio proprio comics and science. Con Sergio si è un po' parlato e la cosa diciamo, gli è piaciuta. Soprattutto sono due persone e lo poi chiederei a Giovanni come lui ha cominciato a pensare all'argomento, alla storia, a partire da quella giornata che un po' poi tutti potranno rievocare, che abbiamo passato in compagnia presso i laboratori del CNR. Una cosa da cui possiamo partire, Giovanni, che tu ormai conosci bene come parte dell'approccio, è la seguente. Molti autori a cui chiediamo di collaborare a Comics and Science, come prima reazione hanno un interesse di fondo che resta, e quindi poi dopo cominciamo a collaborare naturalmente, ma hanno una reazione di timore e istintiva a mettere le mani avanti nel dichiarare ignoranza sull'argomento, che è una nota di merito e non la percepiscono come tale, e credo che ci sia un riflesso condizionato che viene un po' da un complesso delle interrogazioni, oddio, non ho studiato. Mentre il punto è esattamente che una persona intelligente, curiosa e interessata ha in genere, e qui ti chiedo cosa ne pensi, ed entriamo nel vivo, oltre che appunto la curiosità, un approccio, come dire, potenzialmente molto interessante ad argomenti di cui non sa nulla, perché il punto, o comunque non li conosce al di fuori di quelle infarinature scolastiche che in molti campi purtroppo col tempo lasciano soltanto questi ricordi ancestrali di terrori per il lunedì mattina, per intenderci. Il tuo rapporto con la chimica, quindi, qual era, come è diventato, e poi in concreto come siamo arrivati a realizzare la storia per Comics and Science. Allora, il mio rapporto con la chimica era stato prima di tutto da piccolo, anche per il fatto di avere dei genitori che sono entrambi, uno è un professore universitario, mio padre e mia madre è una ricercatrice, quindi diciamo, ero già in un ambiente un po' scientifico così in famiglia, ma soprattutto io già alle medie. Alle scuole medie, qualcosina forse anche alle elementari, avevo iniziato a interessarmi alla chimica per il fatto che con la chimica si potevano fare esplodere le cose. E questo è uno degli approcci classici con cui i bambini si avvicinano all'argomento. E avevo trovato dei libri che spiegavano, oltre che come far esplodere le cose, perché una volta i libri non erano, diciamo, non c'era questa fissa della sicurezza, evidentemente, per cui si spiegavano anche delle cose abbastanza pericolose. Si dice sempre: attenzione, fatelo con i vostri genitori. Poi, ovviamente, quando i miei genitori erano fuori, io subito mi mettevo a trafficare. Beh, comunque, però c'erano anche altri tipi di esperimenti in questi libri, ovviamente. Il classico è come fare cristalli giganti, no? Queste cose. Poi la chimica è diventata una materia scolastica e quindi lì il problema era come riuscire a snocciolare tutte queste informazioni in maniera corretta in modo da prendere un voto che fosse dal 6 in su. E questa è diventata la chimica poi a scuola. Probabilmente lì dipende anche dagli insegnanti che uno trova.
invece adesso la cosa interessante è stata, beh, lavorando con Comics and Science, ovviamente non si parla solo di chimica, ma tutti gli argomenti scientifici che si affrontano per i fumetti di Comics and Science, sono, cioè, mi intrigano moltissimo, anche perché è un po' appunto come tornare a scuola, ma senza dover essere interrogati, no? E quindi senza quella paranoia lì, c'è solo la parte interessante di scoperta, di riscoperta per certe cose, perché appunto magari qualche ricordo di scuola ce l'ho ancora, appunto delle vestigia più che altro, e però proprio il punto di dover scrivere delle storie su degli argomenti che o non conosco o conosco così, diciamo quasi per sentito dire, fa sì che io debba approfondirli. E mi dà soprattutto la possibilità di incontrare persone come quelli dell'ICAM in questo caso, che mi spiegano tutte le cose, a cui posso fare tutte le domande che voglio, li posso chiamare al telefono per se ho qualche dubbio, eccetera. Quindi è come essere uno studente da solo quasi con tanti professori intorno, che è il contrario della scuola, no? Una situazione ideale in qualche maniera. Ecco, allora siamo tornati tutti quanti invisibili. Quindi siamo partiti da questa situazione, insomma, che ha prospettato Giovanni, cioè da questo entusiasmo per ritornare appunto quasi sui banchi a imparare. E siamo andati a trovare i chimici e ci hanno accolto Samuele e Sara presso l'istituto ICOM di Firenze, nell'area di ricerca del CNR, perché vi ricordo in ogni caso che questa è un'iniziativa di CNR Edizioni, quindi insomma sempre il nostro ente sta un po' dietro a questa cosa. E poi abbiamo fatto anzi una promozione con la Società Chimica Italiana. Ecco, Sara, come ci hai visto arrivare? Come ti è sembrata questa operazione? Che hai pensato? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto. È bello ritrovarci a parlare del Comics and Science, che devo dire onestamente, tra i vari progetti a cui, come gruppo interdivisionale di diffusione della cultura chimica, abbiamo contribuito l'anno scorso, è uno di quelli che ci ha dato un po' più soddisfazione, anche perché era quello più fuori dalla nostra comfort zone, insomma. Come Giovanni dice, io o anche Andrea dice, spesso gli autori si trovano in difficoltà con gli argomenti scientifici. Anche noi scienziati a volte ci troviamo in difficoltà quando ci si presenta una nuova forma di comunicazione, in questo caso il fumetto. Quindi noi eravamo spaventati tanto quanto voi. Come vi ho visto arrivare? Vi ho visto arrivare, io collaboro spesso con musei o scuole, esattamente come arrivano i bambini al Museo della Scienza, con quella sorta di timore reverenziale, perché la maestra gli ha detto, il maestro. Andiamo al Museo della Scienza, quindi, però curiosissimi. E questo è un po' quello che ho visto, e pronti a recepire tutto. In realtà credo che ho un piacevole ricordo di quella giornata, perché credo che si sia subito instaurato un clima veramente di cooperazione, che poi è stato quello che ci ha permesso di realizzare un numero così bello da tanti punti di vista, non solo nei contenuti, ma nella forma. E in poco tempo. Questa è una cosa che io torno a ribadire. Per me è stato eccezionale vedere che quel giorno ci siamo incontrati, vi abbiamo spiegato non tanto la tavola periodica, perché quello insomma ve lo ricordavate da scuola, via. Quello che un ricercatore o uno scienziato, una scienziata che ambisce a fare divulgazione cerca di fare è trasmettere un po' la magia, la passione, la bellezza veramente dietro a un fenomeno scientifico, o in questo caso dietro alla tavola periodica. E quindi si è instaurato, insomma, arrivati così un po' come bambini, e mi ricordo anche che quando andavate nei laboratori, questa cosa Giovanni chiedeva: ma questo esplode? Ma questo fa? Ricordo che, insomma, questo sì, in effetti è uno degli stereotipi che i chimici fanno esplodere le cose, però più spesso i chimici cercano di non farle esplodere, o se sono esplosi cercano di limitare i danni, insomma, cerchiamo di comportarci da brave persone, quale siamo. Quindi ho veramente un bel ricordo di quella giornata, e è stato arricchente anche per noi scienziati, insomma, poi Samuele potrà aggiungere, è stato veramente uno scambio. Esatto, e noi abbiamo tra l'altro, ecco, stiamo facendo vedere, passando, ecco, le immagini di quello che è venuto fuori, no? E qui vorrei dare la parola a Sergio. Sergio, tu sei venuto
diciamo, in questa esperienza. Era forse il primo album che facevamo insieme su Comics Inside, ci siamo conosciuti lì tra l'altro. Però diciamo, tu sei una persona interessata se non alla scienza, sicuramente alla fantascienza, no? Ecco, che cosa ti ha trasmesso? Che sensazioni avevi sia arrivando e poi insomma come ti sei sentito collaborando a questo progetto? Allora, innanzitutto anch'io saluto, quindi buongiorno a tutti. Sì, il mio rapporto con la chimica è un po' simile a quello che ha menzionato Giovanni prima, quindi ci sono dei ricordi scolastici e quei pochi non scolastici prima erano legati proprio ai fumetti, quindi ho visto qualche esperimento fatto qua e là negli albi Disney o simili. E mi aspettavo quindi, anche se ormai sono adulto, avevo quell'immaginario lì, quindi diceva Sara, di corridoi con della gente che un po' corre con delle provette fumanti e esperimenti in corso e macchinari astrusi. E poi invece appunto, la visita sul campo ha dato una visione ovviamente più realistica, più insomma, diversa di tutto ciò, ma quell'alone di fantastico che avevo vissuto è comunque continuato. Ecco, qui stiamo sfogliando le immagini appunto che di questo mondo che avete immaginato te e Giovanni, Giovanni scrivendo la sceneggiatura e te disegnando, no? Di questa accademia che ricorda un po', insomma, quella di tante storie degli X-Men, no? The Umbrella Academy, insomma. Ecco, questo ci ha permesso di immergerci innanzitutto in un ambiente accademico, perché appunto sembra un college, no? Sembra un college di quelli che vediamo nei film, no? Ma anche Harry Potter, se vogliamo, no? A un certo punto. E quindi avete immaginato questo mondo. Ecco, tu come ci sei calato a livello storico, anche iconografico, no? Ma sì, Giovanni mi ha fornito già un bel po' di documentazione che così ha colmato le mie ovvie lacune sul tutto. Poi ho cercato qualcosa io, specialmente per lo studio di Mendeleev, ho visto delle foto online della ricostruzione appunto visitabile del suo studio, che tutto era possibile, e quindi ho integrato un po' tutto insieme. L'accademia che citavi prima è basata all'aspetto esterno su un castello scozzese, insomma, abbiamo scelto una cosa che andasse bene, e la forma della facciata della villa Esatto, riprende Harry un po' Potter. la parte, ecco, questa qui, la parte alta della tavola periodica, se non sbaglio, con i due elementi ai lati, che al momento mi sfuggono, quindi chiedo a Sara Samuele di ricordarli. Benissimo. Che sono ai lati appunto nelle torrelle. E quindi niente, è stato tutto un po' un lavoro di incastri fra documentazione, un po' di ovviamente fantasia mia, immaginazione mia, e poi c'è poi la parte che ricorda gli X-Men, ma se ne parliamo dopo. Se, insomma, ecco, ci sono i parallelismi fra il ruolo degli elementi nella scuola e anche appunto l'Accademia dei Giovani Mutanti del professor Xavier, come detto prima. Assolutamente. Sì. Senti, Samuele, tu diciamo, sei un ricercatore, lavori dentro un istituto CNR, e cosa fa un chimico oggi? Un chimico professionista ricercatore oggi? Allora, intanto buongiorno a tutti. Cosa fa un chimico oggi? Prima di tutto, a livello di ICOM, quindi insomma di dove sono io, ti posso dire no, la mia esperienza, al di là di quello che poi abbiamo visto durante la visita, che non c'erano provette fumanti. Io sono un chimico organico, quindi fondamentalmente faccio sintesi, mi occupo di produrre realmente le molecole. Quindi è un aspetto del mondo chimico, della ricerca chimica. Quello che viene fatto in questo periodo fondamentalmente è molto indirizzato alla ricerca di soluzioni di quella che si chiama la green chemistry, quindi di ricerche che vanno verso un approccio molto più molto meno impattante sull'ambiente. Quindi, per esempio, noi lavoriamo sulle celle solari che possano andare appunto a sfruttare l'energia del sole, o a produrre idrogeno, quindi sfruttando insieme tutta una serie di insiemi di tecnologie per produrre idrogeno. Quindi questa è un po' l'attività che si fa dentro ICOM. A livello di accademia, se uno vuole allargare, beh, chiaramente il panorama è infinito. In questo momento, se proprio uno prende la contingenza,
diciamo che molte energie sono state spostate da tutto alla ricerca farmaceutica, alla ricerca di base per la pandemia del Covid. Molte altre cose sono bloccate. Per esempio, l'area di ricerca di Firenze è tuttora chiusa, quindi è veramente bloccato il lavoro, ecco, da quel punto di vista. Però ecco, il chimico accademico oggi fa questo. Capisco, capisco. Allora io partirei con un secondo giro con Giovanni. Giovanni, questa accademia del professor M, come ti è venuta in mente? Chi te l'ha suggerita? Qualcuno forse? Perché insomma, è no, però è un'idea notevole perché è difficile presentare la chimica nella sua interezza, eppure ci siete riusciti, insomma, quindi. Allora, ovviamente quando siamo partiti non avevamo alcuna idea di come sarebbe stata la storia, come sarebbe stato il metodo. Prima di tutto partiamo con il contatto con gli scienziati, con le materie, eccetera. Dopodiché è venuto fuori, proprio parlando con le persone dell'ICOM, in particolare Andrea Ienco ha avuto questa idea parlando al telefono così, di una sorta di albergo in cui c'erano, ogni stanza era sostanzialmente una casella della tavola degli elementi. E da lì è partita poi la cosa della scuola, che è stato quasi un passaggio obbligato, perché la scuola dei supereroi, diciamo, è oramai un po' un classico del fumetto. E ci andava molto bene perché in questo modo siamo riusciti a inserire gli elementi come gli allievi di questa scuola, ognuno ha la sua stanzetta, li fanno interagire tra loro, eccetera. E gli scienziati sono i professori della scuola, quindi oltre a Mendeleev, in questa scuola noi vediamo Cannizzaro, vediamo Dalton, insomma, ce ne sono lo stesso Segret. Personaggi che ovviamente non sono tutti contemporanei, quindi abbiamo un po' utilizzato una licenza poetica, diciamo, abbiamo immaginato che fossero tutti come se la chimica fosse, diciamo, questa scuola in cui tutti si ritrovano, in cui tutti lavorano insieme, da una parte gli elementi come allievi, dall'altra gli scienziati come professori. Ok, Sono stato Andrea, ma pure un po' come. Sì, Pronto? vai. Pronto? Sì? Hai finito? Sì, no, perché no. Sì, ho finito, ho finito. Sì. Andrea, invece tu, diciamo, come l'hai raccolta quando ti sono venuti a raccontare, tu che coordini sempre tutte le edizioni di Comics and Science, quindi sei il nostro, diciamo, alla fine il nostro art director, diciamo, in qualche modo, svolgi una funzione che nella Marvel svolgeva Stan Lee, possiamo dire, no? Quindi avevi questa funzione superiore. Possiamo glissare su questo, ma diciamo che le cose vanno fatte e a un certo punto sì, bisogna tirare un po' tutte le fila. Io ero molto curioso di vedere, dopo che con Giovanni un po'. Beh, va detto una cosa, che in questo caso siamo arrivati a lavorare alla storia, non capita sempre, a lavorare alla storia, cioè ci siamo presentati, diciamo, alle porte dell'ICOM, già tutti belli in formazione. Questo non capita sempre, cioè avevamo trovato la disponibilità degli autori e come in un mondo perfetto che non è questo, capiterebbe sempre, li abbiamo portati nel luogo, diciamo, del delitto, perché l'idea è che l'ambiente, come è stato in questo caso, e le persone che lavorano in quell'ambiente, dove gli argomenti di cui vogliamo parlare sono il pane quotidiano e si svolgono nella loro quotidianità, in questo caso anche i laboratori, le strumentazioni, l'aspetto visivo è molto importante per un autore. In genere queste giornate, queste immersioni che abbiamo per il disegnatore sono la prima, a volte la più importante delle documentazioni, perché se da un lato è vero che da un po' di anni la fase di ricerca e documentazione visiva ovviamente è diventata molto più semplice e ha spalancato possibilità enormi a tutti. È anche vero che poterlo fare in maniera non passiva, ma in tempo reale, confrontandosi con i consulenti, cioè gli esperti della materia in questione, ha un valore aggiunto che non
che nessuna ricerca online può sostituire. E quindi diciamo tutto è partito nel migliore dei modi e poi qualcuno ha già detto, ha già espresso soddisfazione, adesso lo dico per quello che mi riguarda, è proseguito nel migliore dei modi perché il risultato, lo dico come parere personale e non come parte in causa, se questo è possibile, è notevole. Cioè, Giovanni ha, diciamo, applicato a questa materia la chimica e riuscendo a cucire un po' tutti gli elementi di rilievo, quindi la chimica come macro argomento, Mendeleev, tutti questi personaggi che abbiamo citato, con un'idea narrativa che è abbastanza anche suggestiva, perché c'è un grado di surrealtà che permette di far agire insieme tante persone che sono vissute in epoche diverse, quindi c'è una specie di scelta deliberata di un anacronismo temporale, cioè del mettere tutti i personaggi della storia in una dimensione che ovviamente partecipa del mondo reale, ci sono riferimenti precisi che non spoilerò, dovrete andarvela a leggere, cari ascoltatori, che ci fanno capire che il mondo reale è lì, da qualche parte, anche con i suoi aspetti meno belli, a cui la chimica e tanti episodi della storia della chimica hanno contribuito. Però noi stiamo assistendo a queste vicende in una dimensione più astratta, in cui tutti questi personaggi convivono, e questa è un'idea narrativa bella, molto bella. Sergio, l'abbiamo visto abbondantemente, ci ha messo del suo con delle scelte grafiche e cromatiche, soprattutto estremamente evocative, perché non dimentichiamo che il fumetto vive di testo, di immagini, del modo in cui si parlano e anche di suggestioni puramente visive, dove il disegnatore, insomma, voglia fare delle scelte. Quelle grafiche di Sergio, devo dire, rispetto ai fumetti più standard, più canonici, quelli che acquistiamo in edicola, sono molto forti e anche un po' coraggiose, devo dire. Questa è stata un po' la mia opinione a posteriori. Sara, tu come lo vedi rispetto ai modi canonici con cui si comunica, essendo tu, diciamo, molto molto impegnata in questa attività di comunicazione? Come rispetto ai modi canonici con cui si comunica la chimica di solito, con cui tu ti approcci al pubblico, come te la sei giocata questa volta, insomma, in questa esperienza? Allora, forse io sono la persona sbagliata a cui chiedere, perché sono un po' la bombarola della divulgazione. A me proponi un progetto, più è nuovo, più è diverso da quanto fatto finora, e più mi convinci, più mi alletti. Non ti nascondo però che oggettivamente è forse veramente la cosa più distante, la comunicazione più distante che mi è capitato di fare, rappresentando un gruppo, diciamo, istituzionale come quello della Società Chimica Italiana. E questo, volendo, potremmo aprire una nuova diretta su questi temi. Io sono dell'idea che personale, che ogni volta che tramite un nuovo canale si accede a un pubblico diverso che in altre maniere non sarebbe mai venuto ad ascoltarti parlare della chimica, in questo caso della tavola periodica, che è proprio l'icona della chimica. Io credo che hai vinto, cioè ogni volta che riesci a aprire quella porta è un successo. Chiaramente non basta, questo non vuol dire che ora, siccome abbiamo fatto il fumetto a tavola periodica, a scuola si usa solo il Comics and Science per insegnare o introdurre alla tavola periodica. Servono tante forme appunto complementari, ma devo dire, l'avete già sottolineato, che veramente invito tutti a leggerlo questo fumetto, perché si nascondono. Anche non nascosti, in realtà sono esplicitamente riportati tantissimi temi trasversali poi al lavoro dello scienziato. L'avete detto, il momento socio-politico in cui si trova a lavorare uno scienziato, ci sono anche le questioni di genere, il ruolo delle donne nella scienza. Tutto però, vorrei un po' rincuorare chi ci ascolta, in maniera leggera, cioè il fumetto si può leggere a più livelli, infatti, questa è la potenza. Che ecco, che forse Roberto, è proprio questa la differenza con le altre comunicazioni normalmente divulgative. Quello è quello leggi, cioè se è un articolo scientifico è difficile,
per dire, da capire a un pubblico non esperto. Se è un video fatto da un divulgatore professionista è facile, magari anche un nipote o una figlia riesce, dell'elementare riesce a fruirne. Questo fumetto è veramente a più livelli. Cioè, anche chi non ha mai studiato chimica e tutto sommato non gli interessa così tanto, riesce a goderne. Se però qualcuno è più curioso, o addirittura un chimico o una chimica riescono veramente a cogliere delle sfumature che lo rendono geniale. Vorrei però rassicurare sul fatto che spesso, non so, ora c'è cioè questo lo potete trovare online perché c'è Nerd Edizioni, ha messo tutti i numeri online, poi magari lo ricorderai te Roberto, però nelle copie cartacee che potete ovviamente acquistare, spesso venivano distribuite queste mini tavole periodiche. Allegato, che erano carine perché si potevano utilizzare un po' per scoprire anche qui in tutta facilità i segreti, le chicche nascoste dentro a questa storia. Quindi, insomma, per me veramente è un progetto bello, vincente. E il mio, ecco, concluderei auspicando che anche un po' la comunicazione nuda, cruda della chimica, la vecchia guardia della divulgazione chimica un po' si sciolga e sperimenti, perché alla fine questo fa uno scienziato, no? Si deve trovare a lavorare nella società, anche la comunicazione ovviamente è un aspetto che gli riguarda, deve sperimentare anche in questo caso, mettendosi in gioco, rischiando che è né più né meno quello che facciamo quando affrontiamo un nuovo esperimento in laboratorio. Ecco, e qui prendo lo spunto proprio un'ultima domanda, siamo quasi in chiusura per Sergio. Sergio, qui abbiamo sperimentato in realtà, anche tu hai sperimentato degli stili, qualcosa di diverso, anche a livello artistico, ti sei dato un po' da fare perché abbiamo questi colori che non so, chiamerei seppia, ocra, non so bene come si chiamano, e hai sperimentato uno stile che non è proprio il tuo stile, hai fatto qualcosa in più, no? Ma sì, come ha detto Sara, anche noi autori, quando dobbiamo affrontare dei lavori nuovi, presentano delle cose, insomma, non mai affrontate prima, dobbiamo trovare una formula alla fine. Quindi prendiamo degli elementi grafici, quindi tinte, matite, colori che calzino poi in qualche modo appennello la storia che stiamo per illustrare. In questo caso sì, io adesso qua ho anche delle tavole originali, magari ne provo a mostrare qualcuna. Gran parte del lavoro è ovviamente su carta, quindi c'è una parte a matita che poi è stata inchiostrata a china e su cui poi ho aggiunto una mezza tinta, un seppia, che è quello che vedete qui. Però vedete che c'è molto bianco, perché avevo calcolato di un ulteriore intervento a computer per mettere quell'altra tonalità più chiara che poi appunto si vede nel risultato finito, stampato e in digitale. Questi colori no, sono stati scelti principalmente per dare un po' così un tono vintage, diciamo, dessi l'idea di un'altra epoca a tutta la vicenda, visto che si svolge poco prima del secondo conflitto mondiale, mi piaceva che avesse un po' quel sapore. Il sapore di quell'epoca lì. Quindi ecco qua avete altri esempi. No, questo nuovo modo di fare le slide, bellissimo, manuali, molto belle, cara. Modo originale, Guardi, nuovo. Bob Dylan, no, effettivamente possiamo citare. Esatto. Questo invece è l'albo che abbiamo appunto visto in IFE prima, anche cartaceo. Quindi appunto, come avevo già fatto per un altro mio libro che si chiama Memorabilia, là avevo fatto vari racconti brevi con delle tonalità di colore diverse, erano omaggi a cinque autori, ognuno con un colore diverso, qui ho scelto proprio un altro colore che desse un po' quella funzione lì, anche perché Andrea Plaza mi aveva proprio un po' spinto in quella direzione, visto che aveva apprezzato molto Memorabilia e insomma mi aveva chiesto qualcosa di simile. Quasi una patina, no? In realtà diventa effettivamente, no? Stiamo guardando delle vecchie foto, no? Di famiglia in cui ci sono queste storie, no? È molto, molto interessante in realtà. Va bene, sentite, sono le 11:34.
Io non so, vorrei magari Samuele, un'ultima dichiarazione. Il vostro istituto fa tantissima divulgazione in realtà, perché con te Andrea Ienco ho visto che avete fatto veramente tante cose e vi siete dati da fare anche nelle scuole, no? Sì, sì, E anzi, sì, sì. forse ci sono state delle idee che avete fatto degli esperimenti carini, no? Mi sembra. Senti, noi abbiamo fatto nell'anno, più che altro partendo dall'anno scorso, con il volano della tavola periodica del 150° anniversario, abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare. Siamo andati nelle scuole, abbiamo portato le scuole dentro il CNR per fare mattine e giornate dedicate alla tavola periodica e non soltanto, quindi a cercare di buttare giù un muro che un po' c'è fra le scienze e soprattutto la chimica. E poi ci siamo dati anche a fare le tavole periodiche viventi, abbiamo fatto i quiz a fine di queste giornate in cui magari i ragazzi prendevano un pochino il classico andazzo del va bene, ok, la conferenza dura 4 ore, dopo un pochino io lascio andare, mi attacco al cellulare, guardo un po' quello che succede nel mondo. Noi abbiamo sfruttato questa cosa e li abbiamo fatti giocare, quindi abbiamo fatto questo quiz online con i cellulari, loro usavano i cellulari per rispondere a delle domande e quindi chiaramente con delle con una competizione vera e con dei piccoli premi, piccoli o medi premi, insomma quello erano, abbiamo suscitato interesse e questo devo dire che un po' tutto l'ICCOM, non solamente io e Andrea, anche altre persone, penso a Gianna Reginato, Andrea Marchionni e tutti quelli che comunque hanno partecipato a queste giornate, hanno tirato su un bel interesse intorno. Tant'è che io sono andato a Milano a farle per le Olimpiadi della Chimica, Gianna e Andrea sono venuti a Roma al Festival del Libro, insomma, alla fine è stato riconosciuto questo impegno, che comunque prosegue, ecco. Ok, va bene. Allora, grazie di tutto. Insomma, tra l'altro, veramente è stata una bellissima esperienza. Chissà che non facciamo anche un altro albo per la chimica, chi lo sa. No? Certo. Cioè, soltanto la nostra fantasia ci può limitare, ecco, no? Va bene. Allora, sentite, io penso che possiamo concludere. Io saluterei gli autori, saluterei anche i due nostri ricercatori. Magari ci raggiunge Simona per la conclusione anche di questa serie di incontri, di appuntamenti con la scienza che abbiamo organizzato col CNR. Questo era il quarto incontro, ci avete seguito fino a qui, insomma, grazie a tutti quanti per aver partecipato e magari Ciao, arrivederci. grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci, allora chiudiamo anche questo bellissimo incontro. Grazie agli intervenuti che oggi sono tanti e grazie per questo bellissimo incontro sui segreti della chimica, incontro che ha coniugato chimica, filosofia, storia e noi vi invitiamo a leggere la rivista Comics and Science. Ringraziamo moltissimo Roberto Natalini e Andrea Plazzi che ci hanno accompagnato in queste 4 settimane in questi nostri appuntamenti con la scienza. Naturalmente non finisce qui, ecco, finisce il primo ciclo di incontri, ma noi ci aspettiamo di continuare a lavorare con il CNR. Io ricordo agli utenti che queste dirette sono sempre visualizzabili sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma e mi raccomando, rimanete collegati, avete il tempo di andare a prendere un caffè perché a mezzogiorno parleremo anche dei segreti della scienza raccontati ai bambini con Anna Parisi e Paolo Barrucca. Quindi grazie ancora Roberto e Andrea per essere stati con noi. Noi ci vediamo a mezzogiorno e alla prossima con il CNR. Buongiorno. Benissimo, grazie Ciao a Simona, tutti, grazie. arrivederci. Ciao, ciao.